Amici, eccoci qui. C'è Mary che ha cucinato il pranzo. Oggi mangiamo del riso con curry e zucchine. Sono ancora a casa perché inizierò a lavorare più tardi e sono le 1:15. Che cuoca! Raga, sono appena uscito dal lavoro, sono le 11:40 e come potete vedere si intravede la Tour Eiffel che è spenta. Chissà perché non l'hanno accesa, forse perché hanno perso gli europei. No, a parte gli scherzi. Chissà perché. È mattina, sto andando al lavoro e guardate che tempaccio. Mamma mia, fanno tipo 16 gradi. Non è freddissimo, dai, ci sta per essere luglio. Buongiorno amici, come potete vedere i capelli sui lati sono più corti perché sono appena uscito dal barbiere. Ho speso 13 euro e l'ho tagliati giusto ai lati, così sopra li faccio allungare. E ora sto andando al Franprix, dato che mi rimane del tempo. Inizio a lavorare verso le 2, quindi sono le 11. Ora come ora ho trovato un barbiere qua che è abbastanza di fiducia, diciamo. E vi racconto la mia prima esperienza qua. Insomma, sono arrivato, sono entrato su un salone e non parlavo il francese. E quello tipo sembrava ossessionato dai capelli, tipo faceva quelle forbici così, mi faceva quasi paura. Avevo speso tipo 25 euro, me l'aveva tagliati malissimo, cioè si vedevano i vari strati, proprio male. Ed era un salone, poi sono andato a vedere le recensioni, a quanto pare era famoso questo salone. E niente, me l'aveva tagliati malissimo, quasi quasi mi stavo per mettere a piangere. Mi ricordo che avevo chiamato Mary e l'avevo fatto vedere. Si era messa anche lei tipo a ridere, cioè faceva ridere perché erano proprio tagliati male. E niente, ora sono al Franprix. Bene raga, ho fatto spesa, ho speso 11 euro, ho comprato tipo 7 banane, 2 pere, una bottiglia grande di Coca-Cola e dell'insalata, delle olive e basta, perché a casa ho il petto di pollo e per pranzo mi faccio qualcosa di leggero, un'insalata con del petto di pollo. È arrivata l'estate, anche se qua oggi fa più caldo del solito, sono tipo 19 gradi. Ne lascio un po' anche a Mary, così le assaggio. Mi sono ricordato che in frigo avevamo anche gli avocado, stavo per dire mango, e quindi ci sto mettendo anche un mango, bacche di goji, semi di sesamo, quindi proprio un'insalata come si deve. Sembra molto invitante, infatti eccola qui. Diciamo che è abbastanza, e buon appetito a me. Raga, oggi è il 1° luglio, sono le 2 in questo momento e sta ritornando il caldo, sono 21 gradi, cioè però è nuvoloso, però già un bel passo, cioè passare da 14 gradi a 21 non male. E ora sto andando al lavoro, ci vediamo dopo. Sto percorrendo un passaggio strano, vuoto, ho un po' di ansia. Comunque sono appena uscita dal lavoro, sto andando a prendere un bubble tea e quindi sto facendo dei giri strani e mi ha portato qui. Ah, mi ha portato dove andavo solitamente, quello che vi abbiamo portato su un altro video. Io ho preso questo qua. E quella de Alley, ma ha troppa fila, troppa. E davanti c'è pure Chat Time, cioè quanti ce ne sono? Uno store coreano. Comunque questo marchio di bubble tea mi sembra già di averlo bevuto in Taiwan. Mi sembra proprio di sì. Era buono, speriamo che sia buono anche qui. Ragazzi, sono io dal futuro. Mi sono accorta che non ho fatto la ripresa della reazione, insomma, del bubble tea alla fine. Comunque era buonissimo. Ve lo consiglio, forse anche meglio di quello di The Alley, anche perché costa meno ed è più grande. E comunque, cioè, le tapioche sono entrambe buone. Vi lascio al video. E niente, festa qui a Parigi. Tutti i bar sono aperti, è mezzanotte passa e niente, Stefano domani mattina lavora quindi non possiamo uscire. Io sono felice perché sono uscita prima di mezzanotte, yeah! Ma con questa musica come fai a non essere felice? Amici, sono uscito dal lavoro e ora sto andando a prendere la metro. Sono già arrivato a casa, mi sono cambiato e ora sto andando a prendere la metro per incontrare Mary per andare fuori a bere un bicchiere. Anche perché è da tanto che non usciamo e quindi ci sta, è sabato. Ora siamo a Grand Boulevard. E siamo davanti all'Hard Rock. Stiamo C'è andando tanta in là. gente in giro. Sì. Raga, non si vede niente. Siamo stati insomma a quel bar, abbiamo bevuto del vino. E poi siamo entrati al McDonald's e ci ha detto ci dispiace ma siamo chiusi. E
Quindi accanto c'era Burger King e quindi abbiamo detto dai, entriamo da Burger King, magari ci prendiamo dei nuggets, qualcosa. Anche loro ci hanno detto che erano chiusi, quindi ora stiamo andando a prendere l'autobus e ritornare a casa. Parigi non è una città notturna. Esattamente, esattamente, sono le 2 di notte. Diciamo che Parigi non è una città tanto notturna, i bus notturni ci sono, però ci stanno i lavori, non ho capito. Sì, alcune fermate sono chiuse, quindi stiamo passando da Grand Boulevard, dobbiamo farci tipo 5 fermate a piedi per poi prendere l'autobus, perché sta facendo un giro che non si sa. Però stiamo passando vicino a Opera, quindi è sempre bello passeggiare per Parigi. Sì, sempre. Sur le Seine de Paris. Sì, non ci conviene perché qua è bello, dall'altra parte è brutto. Fan story, anche noi abbiamo attaccato un lucchetto la prima volta che sono venuta a Parigi io. Sì. Chissà che fine avrà fatto. Sì, guardate quanti ce ne sono ora. Vabbè, anche prima. Però noi l'abbiamo attaccato in un posto, cioè più lontano, lì dove ce ne sono meno, così per distinguerci. Ma voi vi rendete conto che siamo a luglio, siamo in maniche lunghe e jeans? C'è gente che ha il mare in questo momento. Sì. Vabbè, meglio così, non c'è il mare qui, almeno ci consoliamo con la pioggia. Probabilmente da queste cose riuscirete a capire dove siamo e comunque... Iscrivetevi al canale. No, dobbiamo dirlo allo specchio, no, se no non vale. Iscrivetevi al canale e lasciate un like, perché siamo belli e questo specchio è favoloso. No, merci, merci. La gente è attratta, appena ci vede, tira fuori il telefono per fare un video, vengono, se ne approfittano. Sì, e dicono, turisti, andiamo. Esatto. Invece no, non siamo turisti. Andiamo qua. Io dico sempre ciao a tutti amici e lei, benvenuti in questo nuovo video. Esatto. È Natale. È Natale. È Natale, non lo sapevamo. Oddio, ecco perché fa così freddo. Sì, esatto, beh, il tempo è più o meno quello. Ragazzi, oggi è una giornata un po' così comunque, inizia a piovere dal nulla. Ogni 2 secondi. Guardate, un secondo fa abbiamo fatto la ripresa e non stava piovendo. Ora è iniziato, infatti sono tutti qua. Davanti a questo magnifico negozio dove ho preso la mia prima cartolina qui a Parigi. Comunque erano tutti manifesti questi di un tempo. Che belli, eh? Che poi non piove normale, nel senso che butta giù proprio pesante. A secchi. E tra un po' ci arriverà addosso, lo so. Sì. Diciamo che ha più o meno smesso. Più o meno. Veramente carino questo locale dentro. Si chiama Le Tire Bouchon. Il cavatappi. Noi non ci siamo mai stati, però secondo me è un'esperienza da fare. Se non fossimo stati alla Maison in Rosso, sicuramente ci saremmo fermati lì. Ragazzi, ma voi ve li ricordate i Didol? Ma what, esistono ancora? Assurdo. Comunque questo è quando vi diciamo che a Parigi buttano le cose per strada, la gente le viene a prendere. Esattamente. Qui hanno proprio giocattoli, tutto. Guarda come si chiama quel bar. Bella Italia. Ragazzi, quanto costa i gelati a Parigi? Però mi ispira questo posto, guardate quanti gusti. Però fa freddo. Guardate che figo, lì c'è anche la papera Harry Potter. Che bello questo bar, ogni volta che lo guardiamo, cioè che lo guardiamo, che lo vediamo, pensavo sempre che sia una figata. Chi vuole degli slip francesi made in France? Ma vediamo come sono questi slip. Ma vendono vestiti, non vendono slip, cioè non lo so. Dove sono i slip? Questi sono costumi. Vabbè, quando mi chiami il negozio slip francesi made in France, sì, tu esatto. Ti aspetti il negozio di slip. Esattamente, no. No, invece no. Sono le 7:10 e stiamo andando a mangiare fuori. Ci va tantissimo il sushi e non volevamo ordinarlo a casa. Cioè, che senso ha? Possiamo uscire, usciamo, approfittiamone. Sì, però il nostro problema col sushi, soprattutto qui a Parigi, è che non vogliamo spendere tanto. Anche perché già i prezzi di Parigi sono alti, il sushi costa già di sé. Per però, sé, e quindi essendo Parigi una città gigantesca, ci sono tantissimi negozi di sushi. Esattamente. E non riuscivamo a scegliere anche perché molti non ci ispiravano. Boh, per il sushi c'è sempre qualche recensione. Tipo lo fanno anche qua, esattamente, però abbiamo visto le recensioni, insomma, lasciano un po' a desiderare. Quindi ne abbiamo trovato uno a Rue Saint-Anne e lo proveremo, sperando sì. Sia buono. Rapporto qualità-prezzo, insomma, diciamo, va bene. Tanto poi vi faremo una piccola presentazione e vedrete quanto spenderemo in totale. Comunque, raga, per essere domenica c'è pochissima gente in giro. Sarà che i francesi staranno già in vacanza, cioè anche ieri, essendo sabato, abbiamo lavorato la metà rispetto a un sabato normale. Già da inizio luglio. Parigi si svuota completamente. Però il picco di svuotamento è ad agosto. Comunque il posto è molto carino, fanno anche bubble tea.
guardate anche le sedie, i tavoli, il menù non ve l'abbiamo fatto vedere, però è molto carino. E io lo conoscevo perché fanno bubble tea, ma non pensavo facessero sushi. Ed ecco una parte del nostro sushi. Ci manca solamente, mi sa, il signature. Sì, esatto. E il mio bubble tea. Comunque sembra buono, cioè, i piatti sono veramente carini. Poi vi faremo sapere. E questo qua è l'ultimo piatto che è arrivato. Cioè, molto invitante. È buono, molto buono. Il riso è un po' appiccicoso, però non importa. Però è molto buono, sì. Piace un sacco, al mango. Ora stiamo scegliendo il dessert. Probabilmente prenderemo i mochi al gelato, che sono strabuoni. Ed eccoli, ma quanto sono carini questi piatti, a parte il bordello che ho fatto io. Sì. È carinissimo, infatti l'ambiente è bello. Vi faccio vedere un attimo. Il posto comunque è questo. E questo è il menù. Quindi c'è anche fuori. Andiamo! Wow! Finiamo la serata in bellezza, sono le 11:30, anzi mezzanotte meno 10, e stiamo guardando il codice da Vinci. Oggi è lunedì, sono le 11:30 e siamo da Primark, come potete leggere. C'è Mary che sta facendo un po' di compere e vi porteremo con noi. Vi fermate, la sta già riempendo la borsa con cose inutili. Non è vero, tu lo pensi. Diciamo che la cosa è abbastanza stressante perché è strapieno di gente. E questo è l'unico angolo dove non ci sono tante persone. Infatti stiamo un attimo appartati. E guardate quanta gente che scende sulle scale mobili. Questa è una maglia che tutti dovrebbero avere. Fosse stata un altro colore, quasi quasi. Flash, Stranger Things. Dietro c'è anche l'Umbrella Academy, per chi l'ha visto. MTV. MTV. Ci sono tante maglie. Dei Peanuts. Che belle. Chi vuole la maglia della Fanta? La Sprite, South Park. Ormai non le compra più nessuno. Ok, abbiamo finito le spese. 70 euro. E ora dobbiamo mangiare. E abbiamo visto che c'è KFC qua dietro di noi. E abbiamo detto... Esatto, mangiamo qua al dato volo. Dato che noi dobbiamo provare tutti i KFC del mondo. Già l'abbiamo provato in Ungheria, non Romania, a Barcellona, a Parigi. Poi ora siamo fuori Parigi, a Créteil, quindi meglio ancora KFC Créteil. Dopo 20 minuti di attesa, ecco il nostro pasto. Sei felice? Felicissimo, ho famissima. Mangiamo, buon appetito a noi. Vabbè, con l'ingrasso, così si dice, no? Raga, abbiamo appena finito di mangiare, stiamo scoppiando letteralmente, e devo dire che questo è il KFC più buono che abbia mai mangiato a Parigi. Esatto. Perché il pollo non era secco e era molto buono. Ma guardate che tappeti fighi, la casa di papà. E welcome to Halloween Town, e voglio questo. Friends, c'è anche Harry Potter, Stranger Things, Star Wars, bellissimi. Ma che bello. Dai, 19 euro, lo compriamo? No. Eccoci amici, nel frattempo siamo tornati a casa, ci siamo riposati, sono le 7, quindi stiamo andando a fare spesa alle 7 di sera. Saremmo dovuti andare domani, però perché no? Andiamoci oggi, abbiamo tempo. Siamo arrivati al supermercato e guardando il frigorifero abbiamo trovato bistecca di zebra. Un'offerta. Un'offerta, ragazzi. C'è anche di bisonte e di canguro. Anche di cervo e c'è anche di cinghiale laggiù. Raga, ma cosa sono questi gnocchi che poi non sono gnocchi a roll da fare in padella? Assurdo. Ed eccoci qua, è praticamente tutto vuoto da questa parte perché i negozi sono chiusi. Il centro commerciale chiuderà le porte in 15 minuti. E abbiamo preso l'aspirapolvere senza fili perché era da una vita, praticamente dalla prima quarantena che lo volevamo prendere. E su internet costava molto di più, tipo 50 euro in più, sì. Su Amazon. E qui l'abbiamo trovata molto meno. Beh, diciamo che con l'impiattamento sto migliorando. Che voto mi daresti? Un bel 8, dai. Grazie. Poi dipende, tanto. Se è tipo trattoria anche 10, se è ristorante gastronomico. No, è ovvio, lì è più trattoria no. Aperitivo. Conta il gusto. Comunque raga, il gazpacho è buonissimo. E poi mi sembra di essere ritornato il periodo del confinamento, perché ci stiamo guardando programmi italiani, stiamo facendo aperitivo a casa. Buongiorno amici, siamo in condizioni pietose, abbiamo pulito tutta la mattina a casa da cima a fondo con la nostra nuova scopa elettrica.
felicissimi, non è una collaborazione ovviamente, detta così sembrava. Esatto. E abbiamo pulito proprio da cima a fondo, infatti vedete lì le buste, le cose, abbiamo sistemato tutto, tutta la cucina, oggi è stata proprio pulizia di primavera. D'estate. E ci siamo scaricati come si è scaricata la nostra nuova scopa, quindi ora ci dobbiamo ricaricare preparando da mangiare. E io tra poco dovrò andare al lavoro. Yeah. Ed ecco a voi il nostro pranzetto con la salsa sriracha. Buon appetito a noi. Stefano lo filmo sempre quando sta lì al mobile.